Salve, buonasera a tutti e benvenuti all'appuntamento di questa sera con la formazione di Ascari Academy. Continuiamo questa sera a parlare di sistema di immigrazione appunti e in particolare questa sera analizzeremo due categorie di visti, Tier 2, i Minister of Religion Visa e gli Sportsperson Visa. Partiamo quindi dalla prima categoria, i Minister of Religion Visa. A chi si rivolgono questi visti? Si rivolgono a quei richiedenti a cui è stato offerto un lavoro all'interno di una comunità religiosa nel Regno Unito. Il richiedente deve quindi essere assunto da uno sponsor riconosciuto nel Regno Unito per poter ottenere questo visto. Il richiedente può richiedere il visto fino a 3 mesi prima del giorno in cui inizierà a lavorare. E la data appunto di inizio è indicata sul certificato di sponsorizzazione che verrà a lui consegnato dal datore di lavoro. Per quanto riguarda i costi, questi variano a seconda che la domanda venga presentata dall'estero o dal Regno Unito. Per le domande presentate dall'estero, il costo è di 610 sterline, mentre per quelle presentate dal Regno Unito, per estensione del visto o per passare a questa categoria di visti, è di 704 sterline. Il richiedente dovrà poi pagare la healthcare surcharge e 19 pound e 20 per registrare i propri dati biometrici. Con questa categoria di visti, il richiedente potrà rimanere nel Regno Unito per un periodo di 3 anni ed un mese, oppure per il tempo indicato sul suo certificato di sponsorizzazione, qualora inferiore. È possibile richiederne l'estensione, ma questa deve essere richiesta ovviamente prima della scadenza del visto attuale. Con il Minister of Religion Visa, il richiedente può chiaramente lavorare per lo sponsor, può svolgere un secondo lavoro, ma con delle limitazioni che vedremo tra poco, può studiare, può viaggiare liberamente da e per il Regno Unito e può portare con sé nel Regno Unito i propri figli o il proprio partner in qualità di dependents. Per quanto riguarda i requisiti di idoneità, vedremo poi dopo, anche quando parleremo dello Sportsperson Visa, che sono i medesimi, appunto. Vediamo quindi quali sono. In primo luogo, il richiedente, come abbiamo detto, deve avere un certificato di sponsorizzazione valido. Si tratta di un documento in formato elettronico, quindi non sarà un documento cartaceo, e riporterà questo certificato, un reference number, che dovrà essere indicato dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Il reference number può essere utilizzato una sola volta e deve essere utilizzato entro 3 mesi dalla data di rilascio del certificato. In secondo luogo, il richiedente dovrà dimostrare anche di avere risparmi sufficienti sul proprio conto corrente per mantenersi all'arrivo nel Regno Unito. Dovrà infatti avere 1.270 sterline sul proprio conto corrente per 28 giorni consecutivi antecedenti la data di presentazione della domanda. Non dovrà invece dimostrare di avere questi risparmi qualora questi costi verranno sostenuti dal datore di lavoro. Il richiedente dovrà poi provare la conoscenza della lingua inglese e potrà farlo o presentando una prova appunto di superamento di un test di lingua inglese oppure tramite una qualifica accademica conseguita con un insegnamento in lingua inglese e che sia equivalente ad un titolo di laurea o ad un dottorato in Inghilterra. Dovrà poi fornire prova dei viaggi effettuati negli ultimi 5 anni e, se richiesto, presentare un risultato per il test della tubercolosi. Al momento della presentazione della domanda dovrà poi fornire una serie di documenti e informazioni. Dovrà quindi indicare il numero di riferimento del certificato di sponsorizzazione, prova della conoscenza della lingua inglese, prova dei risparmi sul proprio conto corrente, una copia del documento d'identità o di passaporto e i risultati del test della tubercolosi, se richiesti.
La domanda, appunto, come abbiamo detto, può essere presentata sia dall'estero che dal Regno Unito. Se la domanda viene presentata dall'estero, il richiedente dovrà prenotare un appuntamento presso un Visa Application Center per registrare i propri dati biometrici ed ottenere un permesso di soggiorno biometrico. Tale permesso dovrà poi essere ritirato entro 10 giorni. Una volta presentata la domanda online dall'estero, la decisione viene solitamente presa entro 3 settimane. È poi possibile estendere il visto. Il visto può essere esteso prima della scadenza del visto attuale posseduto dal richiedente, ma il richiedente dovrà ottenere un nuovo certificato di sponsorizzazione. L'estensione può essere richiesta per ulteriori 3 anni e occorrerà anche in questo caso fissare un appuntamento per registrare le proprie informazioni biometriche. La decisione viene comunicata entro 8 settimane oppure entro 5 giorni lavorativi qualora si opti per il servizio prioritario. Si può poi passare al Minister of Religion Visa da un altro visto. Questo può essere fatto se ovviamente si soddisfano i requisiti di idoneità previsti per questa categoria e se il richiedente è già nel Regno Unito. Il richiedente deve essere nel Regno Unito però in presenza di alcune categorie di visti, quindi non tutte le categorie di visti possono essere utilizzate. In particolare, il richiedente deve avere o un visto Tier 1 o un visto Tier 2 per skilled workers, per sportsperson o per intracompany transfer, uno startup visa o innovator visa o un visto Tier 4. Una volta ottenuto il passaggio, quindi al Minister of Religion, il richiedente potrà rimanere nel Regno Unito per altri 3 anni e dovrà anche in questo caso fornire i propri dati biometrici durante un appuntamento presso un Visa Application Center. Anche qui la decisione viene solitamente comunicata entro 8 settimane oppure entro 5 giorni lavorativi se si opta per il servizio prioritario. Come abbiamo detto all'inizio, il richiedente può portare con sé partner e figli. Lo può fare appunto portandoli in qualità di dependent. Cosa si intende per dependent? I dependent sono, per quanto riguarda il partner, marito, moglie o partner civile oppure partner non sposato, oppure un figlio d'età inferiore, a 18 anni o un figlio maggiorenne se si trova già nel Regno Unito come dependent. Al momento della presentazione della domanda occorrerà fornire prova ovviamente della sussistenza della relazione con il richiedente principale. In particolare, il partner dovrà dimostrare di essere sposato in un'unione civile con il richiedente oppure di convivere con il richiedente principale da almeno 2 anni prima della data di presentazione della domanda. Per quanto riguarda invece il figlio, occorrerà dimostrare che vive con il richiedente principale, che non è sposato e non ha figli e che è economicamente dipendente dal richiedente principale. Ogni membro della famiglia deve presentare una domanda separata ed indicare il numero di riferimento della domanda principale del richiedente, in modo tale da permettere ad Home Office appunto di collegare le due richieste. Se il visto come dependent verrà rilasciato, questa avrà la stessa data di scadenza di quello del richiedente principale. Se la domanda poi viene presentata dall'estero, la decisione verrà comunicata entro 3 settimane, se invece viene presentata dal Regno Unito, entro 8 settimane.
Come abbiamo detto inizialmente, il titolare di questo visto può svolgere anche un secondo lavoro. Ci sono però delle limitazioni. Infatti, il secondo lavoro scusate, non deve essere svolto per più di 20 ore alla settimana e deve essere o nello stesso settore professionale del lavoro principale, oppure deve trattarsi di una professione nella lista delle occupazioni con carenza di personale. Infatti, in caso contrario, occorrerà richiedere un nuovo visto. Qualora si debba richiedere appunto un nuovo visto, non sarà possibile farlo finché il richiedente non ha iniziato a lavorare per il primo sponsor e alla domanda dovrà essere inoltre allegata una lettera in cui si spiegano le motivazioni per cui si vuole appunto estendere e modificare l'attuale permesso. Veniamo adesso alla seconda categoria, ovvero gli Sports Person Visa. Vedremo adesso che appunto ci sono molte similarità per quanto riguarda i requisiti di idoneità con il Minister of Religion. Ovviamente, a differenza dell'altra categoria, diversi sono i soggetti a cui si riferisce tale visto, chiaramente. Per ottenere infatti uno Sports Person Visa occorre essere uno sportivo professionista o un allenatore professionista riconosciuto come tale dall'organo sportivo di riferimento. Occorre poi ottenere una lettera di endorsement dall'organo sportivo, nonché essere sponsorizzati da tale organo e dimostrare che l'impiego del richiedente nel Regno Unito svilupperà lo sport da lui praticato nel Regno Unito a livello internazionale. I requisiti di idoneità sono i medesimi di quello previsti per il Minister of Religion, quindi occorre avere un certificato di sponsorizzazione, risparmi sufficienti per mantenersi all'arrivo nel Regno Unito, occorre dimostrare la conoscenza della lingua inglese e i viaggi effettuati negli ultimi 5 anni, nonché aver superato il test per la tubercolosi, se richiesto. Il visto per sportsperson può essere richiesto fino a 3 mesi prima che il richiedente inizi a lavorare nel Regno Unito. E anche per questi visti, il costo varia a seconda del paese da cui viene inviata la domanda. Il costo infatti è di 610 sterline se la domanda viene proposta dall'estero e di 704 sterline se invece viene proposta dal Regno Unito. Il richiedente deve poi pagare la healthcare surcharge e £19,20 per la registrazione dei propri dati biometrici. Con questo visto, è possibile rimanere nel Regno Unito per 3 anni e richiederne poi l'estensione per ulteriori 6 anni. Il richiedente può ovviamente svolgere il lavoro per il quale è stato sponsorizzato, può svolgere un secondo lavoro con le stesse limitazioni che abbiamo visto prima, quindi non deve superare le 20 ore settimanali e deve essere o nello stesso ambito professionale o una professione nelle professioni con carenza di personale. Può giocare per la squadra nazionale dello sport da lui praticato nel Regno Unito, può lavorare come presentatore sportivo, può studiare, viaggiare liberamente da e per il Regno Unito e portare il proprio partner e i propri figli con sé nel Regno Unito. Non potrà invece ottenere fondi pubblici, costituire o gestire una società, o iniziare a svolgere un secondo lavoro finché non avrà iniziato a lavorare per il primo sponsor. Per quanto riguarda la documentazione necessaria e le informazioni da fornire, occorrerà anche in questo caso fornire il numero di riferimento del certificato di sponsorizzazione, prova della conoscenza della lingua inglese, prova della sussistenza dei risparmi, una copia del passaporto valido e quella di passaporti precedenti utilizzati negli ultimi 5 anni, nonché una lettera di endorsement da parte dell'organo sportivo sponsorizzante.
Così come per il Minister of Religion, anche in questo caso la domanda può essere presentata dall'estero, sempre fissando inoltre un appuntamento presso il Visa Application Center per la registrazione dei dati biometrici. La decisione, anche in questo caso, viene comunicata entro 3 settimane. È poi possibile estendere il visto, come abbiamo detto, per ulteriori 3 anni e 14 giorni, ma una volta scaduta appunto questa estensione, il titolare del visto dovrà lasciare il Regno Unito. Potrà richiedere invece un'ulteriore estensione solamente se può dimostrare di ricevere uno stipendio lordo annuale di almeno 35.800 sterline. La decisione per l'estensione del visto viene comunicata entro 8 settimane, oppure entro 5 giorni lavorativi se il richiedente opta per il servizio prioritario. Per quanto riguarda il passaggio allo Sports Person Visa, si applicano le condizioni che abbiamo visto prima, quindi occorre in primo luogo soddisfare i requisiti di idoneità previsti per questa categoria e occorre che il richiedente si trovi già nel Regno Unito in presenza di uno di quei visti che abbiamo elencato prima, ovvero Tier 1, Tier 2, Tier 4, Startup Visa o Innovator Visa. Una volta ottenuto il passaggio, è possibile comunque prorogare il visto appena ottenuto per un massimo anche qui di 3 anni e 14 giorni. Infine, il richiedente può portare con sé il partner e i propri figli come dependent. Vale quanto detto prima per i Minister of Religion, quindi il richiedente principale potrà portare con sé appunto i propri dependent, questi dovranno presentare domanda separata e indicare il numero di riferimento della domanda del richiedente principale, nonché dimostrare la sussistenza della relazione con il richiedente principale. Se la domanda verrà da loro presentata dall'estero, la decisione verrà comunicata entro 3 settimane, altrimenti se viene invece presentata dal Regno Unito per estensione del visto o per passaggio a questa categoria, verrà comunicata dopo 8 settimane. Io con l'argomento di questo pomeriggio ho terminato. Ringrazio tutti i partecipanti per essersi connessi questa sera e vi auguro una buona serata. A presto.